Il terzo appuntamento per la cicloturistica ai borghi più belli d'Italia parte da Montone, il paese dell'Alta Valle del Tevere, patria di Braccio, Forte Braccio da Montone, il paese della Santa Spina. Accoglie i cicloturisti per l'organizzazione curata dalla Matè di Magione per questa nuova avventura alla scoperta dei borghi più belli, più affascinanti della nostra regione. E così, dopo la apertura 2 anni fa a Castiglion del Lago con la scoperta dei territori del Lago Trasimeno, così dopo la scoperta di Spello lo scorso anno con la zona di Assisi, quest'anno ci trasferiamo nell'Alto Tevere, appunto con questa iniziativa interessantissima che parte da Montone. Tutto è pronto per la partenza, sono quasi 300 bikers che da tutta Italia arrivano a Montone per questa iniziativa. Ci sono anche i piccoli della Petrignano che vengono a partecipare anche a loro. Ma andiamo a sentire uno degli organizzatori, Mario Panichi, che cosa ci dice di questa avventura. Almeno fatico. No, è una cosa bella, sicuramente, come ho detto già altre volte, cicloturismo è un campo nuovo per me e una disciplina, diciamo, riconosciuta ultimamente, e mi sto divertendo tantissimo. Anche alla nostra cicloturistica mi sono divertito tantissimo, perché con il giro che ho fatto in bicicletta ho trovato tanti amici che ridi, scherzi, parli, ti fermi, foto, mangi, bevi, e quindi un mondo nuovo, dai, ho scoperto un mondo nuovo. Con Mario Panichi si scherza ovviamente per questa sua partecipazione alla cicloturistica, lui campione del mondo delle due ruote nella categoria cicloamatori, e adesso invece lo ritroviamo tra la mountain bike e la cicloturistica con una versione nuova. Davanti ci sono i piccoli in questa partenza da Montone per la cicloturistica dei borghi più belli d'Italia. La partenza e l'arrivo è in piazza Forte Braccio a Montone, si va da Montone ad Anghiari con ritorno a Citerna, la lunghezza del percorso è di 98 km. Montone è un comune con poco meno di 1700 abitanti, nella provincia di Perugia, è un paese immerso nelle verdi colline dell'Umbria settentrionale, nella zona dell'Alta Valle del Tevere, 40 km da Perugia, più vicino a Città di Castello e Umbertide, edificato nella parte più alta di un colle che domina la confluenza dei fiumi Tevere e Carpina, ed è inserito in quelli che sono i borghi più belli d'Italia. Il nome deriva semplicemente da monte, e qualcuno invece lo fa derivare dal montone e dal maschio della pecora, ma in realtà poi il maschio della pecora viene dopo questo montone. Gli abitanti vengono chiamati montonesi o arietani, proprio da Aries, il termine latino di Montone, la patria di Braccio, Forte Braccio da Montone, per l'appunto, valido condottiero che anche i perugini conoscono, personaggio storico straordinario, di una forza e di una capacità straordinaria. Uno dei borghi più belli d'Italia, più belli della nostra regione, qui c'è il ricordo della Sacra Spina, la spina di Nostro Signore, della corona di Nostro Signore quando fu crocifisso, qui c'è un festival del cinema importantissimo, un turismo davvero delizioso, un posto come l'Hotel Forte Braccio che fa un po' da luogo di ritrovo per la cicloturistica e i borghi più belli d'Italia, straordinariamente bello, bello davvero. Ed è il posto dove poi ci saranno le premiazioni, il pasta party, di fronte alla piscina che guarda proprio l'ingresso dell'albergo. Uno degli alberghi più belli dell'Alta Valle del Tevere, un albergo con il proprietario Celestini che è cresciuto tantissimo di importanza, lo abbiamo visitato tante volte come punto di riferimento per il mondo del ciclismo. Hotel Forte Braccio, e devo dire che è qualcosa di straordinario. Si scende per arrivare nel basso per fare tutta la piana del Tevere, poi si risalirà verso Anghiari e da Anghiari si tornerà
indietro per andare poi a Citerna con rientro di nuovo a Montone. Sì, no, quello è vero, quello mi fa piacere perché comunque in tutti questi anni, come ben sai, ho avuto anche dei nemici, diciamo, però sono stati tanti quelli che mi hanno voluto bene, quelli che ancora vorrebbero che vado a fare anche qualche gara di quelle vere, però non lo nascondo, una ne ho provato a fare, ma diventa duro se non ti alleni, se non fai sacrifici, se non ci metti dell'impegno vero e proprio, come ci ho messo per 40 anni, fare gare è dura veramente. Come nasce l'idea di fare una manifestazione cicloturistica? Ma noi eravamo partiti per fare una gran fondo inizialmente, poi parlando con i nostri associati che ci danno una gran mano e che comunque in quei giorni si spezzano per far sì che la manifestazione venga bene come è riuscita in queste tre edizioni, è nata diciamo per scherzo e poi ci ha entusiasmato sempre di più e quindi la porteremo avanti e continueremo anche con il supporto di sponsor che faranno parte di questa nostra idea e niente, la continueremo nel 2014 e anche più avanti, speriamo che venga ancora più bella perché ecco, anche l'ingresso dei giapponesi ci ha portato un divertimento al di là delle nostre aspettative, quindi con Aki, con Emi vedremo di fare ancora qualcosa di più. A chi dobbiamo dire grazie? Ma grazie a tutti gli associati sicuramente, a tutti i sponsor e un grazie a tutti i partecipanti che comunque anno per anno sono sempre più numerosi e che comunque hanno anche loro abbracciato la nostra idea del divertimento sano e non agonistico. E andiamo a parlare di questa cicloturistica ai borghi più belli d'Italia. Nel marzo del 2001 nasceva il club dei borghi più belli d'Italia su impulso della Consulta del Turismo dell'Associazione dei Comuni Italiani. L'iniziativa era sorta dall'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni che è presente nei piccoli centri italiani, che sono per la maggior parte emarginati da quelli che sono i flussi dei visitatori e dei turisti. Intendiamo il numero enorme, migliaia in milioni di persone. Sono centinaia i piccoli borghi d'Italia che rischiano lo spopolamento e il conseguente degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto a quelli che sono gli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale. Per questo si era deciso di costituire un club di prodotto che raccogliesse le giuste esigenze di quegli amministratori più accorti e più sensibili alla tutela e alla valorizzazione del borgo e che intendessero partecipare con convinzione ad una struttura associativa così importante ed anche impegnativa. Per essere ammessi al club dei borghi più belli d'Italia occorre corrispondere ad una serie di requisiti di carattere strutturale, l'armonia architettonica del tessuto urbano, la qualità del patrimonio edilizio, pubblico e privato, il carattere generale che attengono alla vivibilità del borgo in termini di attività e di servizi al cittadino, oltre alla bellezza del luogo, sia chiaro. Occorre inoltre impegnarsi per migliorare continuamente questi requisiti, in quanto l'ingresso nel club non garantisce la permanenza se non viene riscontrata la volontà attraverso azioni concrete di accrescerne la qualità. Quindi manifestazioni, impegno, sviluppo, tutela, valorizzazione del territorio, partecipazione a manifestazioni che possono essere di vanto a quello che è la struttura sociale. Qui stiamo passando dentro città di Castello per arrivare verso Anghiare, a confine tra l'Umbria e la Toscana. E così l'Italia minore, quella a volte più sconosciuta e nascosta, rappresenta il meglio del dipanarsi della storia millenaria che ha lasciato i suoi segni indelebili soprattutto in questi luoghi, rimasti emarginati dallo sviluppo e dalla modernità a tutti i costi. È un po' uno slow food del turismo. Nell'Italia minore, quella che a volte è più sconosciuta e nascosta, si trovano queste rappresentazioni che sono straordinarie, bellissime.
non vengono proposti paradisi in terra, sia ben chiaro, ma il club vuole che sempre più numerose persone possano ritrovarsi a vivere nei piccoli centri storici come visitatori che sono interessati a conoscerli e possono trovare quelle atmosfere, quegli odori e quei sapori che fanno diventare la tipicità, un modello di vita che vale la pena di gustare in tutti i sensi. Sono le parole che Fiorello Primi, presidente del club dei borghi più belli d'Italia, che da sempre porta avanti insieme alla Matteo una manifestazione di questo genere, racconta e ricorda per dare il valore di una manifestazione come questa. Si è scelto di usare la bici per valorizzare in questa occasione i borghi più belli d'Italia. Avete visto passare anche il nostro Mariolino Panichi, e poi qui c'è, tra gli amici della Testi Cicli e della Petrignano, il modo per aiutarsi. Loro la fanno tutta la gara, i piccolini, la fanno la pedalata dei borghi più belli d'Italia, la fanno tutti, anche se di tanto in tanto una spintina gliela danno. C'è anche la Michela Gorini e poi gli amici della Perugina, tutti quanti che sono arrivati dall'Umbria, compresi quelli che vengono da fuori, quelli che sono venuti da più lontano, che arrivano dal nord Italia e che sempre hanno questa voglia di mischiarsi con i colori dell'Umbria e venire a passare due giorni da noi per conoscerne i posti, perché ogni volta vengono proposti territori diversi. Lo scorso anno, come dicevamo, era stata la zona di Spello, di Cannara, di Assisi ad essere protagonista. Quest'anno invece sono tre borghi medievali, come quello di Montone, come quello di Anghiari e come quello di Citerna. Ci si ferma per il controllo del timbro, si va per sapere quale sarà poi la società vincitrice di questa edizione 2013 dei borghi più belli d'Italia. Siamo alle porte di Anghiari, vedete Anghiari lassù che ci ricorda questa bellezza. Due parole anche per Anghiari, perché Anghiari è un paese a forte vocazione turistica, con incantevoli panorami, vanta origini antiche, si presenta al visitatore con un caratteristico aspetto ancora medievale, posizionato su un'altura a dominio delle valli del Tevere e del Sovara. Le case pittoresche in pietra, i vicoli, le scale, le suggestive piazzette, testimonianze di valori storici tramandati attraverso i secoli. Di certo fu durante il Medioevo che Anghiari ha assunto la massima importanza, soprattutto per l'evidente posizione strategica. Si trova nominato per la prima volta in una pergamena del 1048 conservata nell'archivio storico di Città di Castello, anche se i primi insediamenti furono di epoca romana. Dominio dei signori di Galbino prima e dei Camaldolesi poi, il paese vide uno dei momenti più importanti della sua storia in quella che è la battaglia di Anghiari, 29 giugno 1440, che segnò la vittoria delle truppe fiorentine alleate con il Papa sull'esercito milanese. Con la formazione del Granducato di Toscana, la comunità di Anghiari espanse i suoi territori oltre il Tevere. Dopo le vicende napoleoniche e quella della Restaurazione, Anghiari ha vissuto attivamente gli anni del Risorgimento fino al plebiscito che sancì la sua adesione al Regno di Savoia. E qui nuovamente torniamo con i ragazzi di questa cicloturistica dei borghi più belli d'Italia. I ragazzini della Petrignano se lo meritano l'inquadratura da parte del nostro Danilo Bellini. Questa è la Valle del Tevere, bellissima. Da Anghiari si ritorna indietro, abbiamo detto, per ritornare a Citerna. E a Citerna attraverseremo tre frazioni che sono importanti, che sono interessanti anche da un punto di vista della storia. 98 chilometri da percorrere, 98 chilometri che sono davvero una bella scampagnata per quello che è l'edizione 2013. Ma i cicloturisti, siamo quasi a fine della stagione, hanno ancora forza e grinta nelle gambe. Si riparte tutti quanti insieme, si riaccorcia il gruppo che si era allungato, il tempo di sdigiunarsi, perché è giusto sdigiunarsi come l'avete visto prima, e poi si va verso Citerna.
Ora, per gli amici che vivono il ciclismo di un certo livello e che hanno visto tante volte le gare attraverso Bici Magazine di quello che accade nelle categorie elite, nelle categorie juniores, nelle categorie allievi, il passaggio a Citerna lo hanno visto più volte. Ce ne sono due di salite per arrivare a Citerna che ti spezzano le gambe. E adesso tocca ai cicloturisti arrivare a Citerna, arrivare a Citerna e vedere quanto è dura la salita, tant'è che vedete come arrivano alla spicciolata. La pedalata è dura e pesante e si fa ancora più dura e pesante sul pavé che attraversa Citerna. Borgo anche questo molto bello, che conserva ancora i colori e le caratteristiche medievali, ma ve ne parleremo piano piano. Intanto andiamo a parlarvi di quelle che sono le frazioni per il comune di Citerna. Pistrino, come abbiamo detto, che viene dal latino pistrinum, che significa mulino. Infatti, fin dall'antichità la zona era caratterizzata dalla presenza di numerosi mulini, dovuti soprattutto al fatto che Pistrino sorge sulla piana tra due fiumi, il Cerfone e il Sovare. Quindi il fiume poteva essere utilizzato proprio come mulino. L'insediamento di Pistrino è molto antico, è menzionato nei documenti locali fino all'Alto Medioevo come Villa di Pistrino, piccola località formata da una corte e due chiese, quella di Santo Stefano e quella di Sant'Andrea. Vedete che ci si sdigiuna, perché i chilometri sono tanti e di tanto in tanto occorre fare un po' di riposo. Nel periodo medievale tutta la zona è stata caratterizzata per la presenza di numerosi insediamenti di produzione agricola e di strutture per la macina dei cereali che testimoniano la feconda produttività agricola del piccolo centro. Nel 1500 Pistrina è testimoniato, era l'area più economica e sviluppata del comune di Citerna. E questo, dall'alto di Citerna, è il panorama che il nostro Danilo Bellini ci fa vedere per l'occasione di questa edizione 2013 della cicloturistica I Borghi più belli d'Italia. E andiamo ancora una volta a sentire quello che ci raccontano i nostri protagonisti con Sergio Derlizzi, che vedete qui in questo momento. E lui ha scelto la moto quest'anno, non ha scelto la bicicletta per portare Danilo Bellini. Posso dire? Sì, stavo con la motocicletta perché non volevo mettere a disagio gli altri ciclisti, insomma, visto e considerato che in bicicletta andavo troppo forte, allora con la scusa potevo andare più piano. Comunque, a parte gli scherzi, facendo un po' una sintesi della manifestazione della terza edizione dei Borghi più belli d'Italia, quest'anno abbiamo avuto l'ennesima conferma, quindi il numero di partecipanti che sta aumentando di anno in anno e hanno riconfermato anche la presenza i nostri amici del Giappone, hanno riconfermato la presenza il gruppo sportivo di Montebelluna, l'Hollang Jolly. E anche loro quest'anno, tra l'altro, hanno festeggiato il campionato italiano con noi perché avevano vinto già il campionato italiano anticipatamente. E adesso stiamo già cercando di lavorare per la prossima edizione, non dimenticandoci, insomma, di ringraziare quest'anno Montone, Anghiari, Citerna che ci hanno veramente dato un'accoglienza incredibile, sia dall'amministrazione, sia il personale, sia le associazioni sportive, che ci hanno dato veramente una grande mano per far sì che la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi. Un altro ringraziamento va naturalmente all'Hotel Fortebraccio che quest'anno ci ha ospitato facendoci un passaparti sulla terrazza bellissima con un panorama bellissimo in piscina, quindi penso che anche come contesto legato alla bicicletta è un po' una novità. E poi naturalmente tutti i ragazzi del gruppo sportivo che ogni anno migliorano sempre di più a livello qualitativo e a livello organizzativo. Eravamo partiti da Castiglione del Lago ed eravamo in pochi, però ci avete creduto, avete detto non molliamo perché la strada è quella giusta. E adesso arriviamo a 300 partenze.
Sì, insomma è un numero che si sta consolidando, speriamo di farlo crescere, che il progetto è nato per far conoscere i borghi, quindi i borghi dell'Umbria, in quanto i borghi più belli d'Italia, quindi in questo caso quelli dell'Umbria, fanno parte proprio di questo programma dedicato al ciclismo. E quindi l'ideale, insomma il nostro obiettivo è quello comunque di avere poi dei percorsi permanenti per poter permettere anche durante l'anno sia ai gruppi sportivi, ai turisti di venire a visitare i borghi e quindi di trovare un percorso già prestabilito per poterlo poi rifare anche non solo il giorno della manifestazione. Manca da ricordare l'ultima frazione del comune di Citerra, che è Fighille. C'è una bellissima gara per la categoria juniores a Fighille. Gli amici di Fighille la fanno straordinaria, è l'ultima gara della categoria giovanile per quanto riguarda la nostra regione. È un piccolo centro contraddistinto nell'antichità come una cava di argilla e fiorente produzione di ceramiche fin dall'epoca romana. Lo stesso toponimo Fighille dovrebbe derivare infatti dal latino come diminutivo di figulina, che significa bottega del vasaio, e ci fa pensare che il nucleo si sia espanso poi da questa bottega del vasaio dove si lavorava la ceramica e si producevano vasi. Nel corso dell'XI e XII secolo Fighille visse una consistente fase di espansione che sfociò con la costruzione della chiesa di San Michele Arcangelo. Fighille inoltre sembra essere stata alla fine del Medioevo una dogana pontificia con la relativa prigione, che è ancora individuabile in una vecchia costruzione posta nell'attuale Via del Popolo, dove venivano imprigionati ribelli e malfattori. Si chiamano gli abitanti di Cisterna citernesi, la popolazione fa 3.500 abitanti e poco più. E adesso si risale verso Montone con la chiusura nel paese di Braccio Forte Braccio per dare la chiusura a questa edizione 2013 dei borghi più belli d'Italia. Il prossimo anno probabilmente si ritornerà nella zona del lago, ma vista con occhi diversi e differenti, per abbracciare ancora una volta quello che può essere lo spirito del lago Trasimeno, di un'autentica risorsa della nostra regione sia turistica che alimentare. Ma lo vedremo il prossimo anno con gli occhi dei cicloturisti, sperando in una giornata di sole bella come questa che ci viene regalata e con una presenza e una partecipazione sempre più numerosa di cicloturisti. Perché? E la gara è sicuramente bella, perché l'organizzazione è davvero perfetta, perché l'organizzazione è davvero superlativa. L'altura di Montone, che guarda verso Umbertide e verso Città di Castello, ci dice che siamo oramai arrivati alla fine del lungo viaggio. Un viaggio lungo 98 chilometri attraverso i paesi dell'Alta Valle del Tevere, arrivando a sconfinare con la Toscana e facendovi vedere quelle che sono le bellezze di questi posti all'accenno di un primo autunno e di una fine estate. Settembre è il mese della cicloturistica dei borghi più belli d'Italia, lo aspettano un po' i tanti cicloturisti che scelgono questa manifestazione per il piacere di ritrovarsi insieme. Non c'è un traguardo da tagliare prima di tutti, ci si diverte, come vedete dalle immagini di Danilo Bellini, ci si diverte per quello che è l'avventura, vince chi porta più ciclisti, non vince chi arriva prima, ma vince chi impersonifica al meglio lo spirito di una cicloturistica. E queste sono le mura di Montone per quello che è oramai il traguardo di questa edizione 2013. Complimenti a chi comunque è stato davanti, che ha avuto la pedalata migliore, ma il traguardo è per tutti, per il primo e per l'ultimo. E adesso tutti quanti in piazza per rifocillarsi e poi la premiazione, il pasta party gentilmente offerta dall'hotel Forte Braccio del nostro amico Celestini, con le premiazioni e con le autorità che accolgono questi 300 cicloturisti, e che sarà sicuramente il momento
per ritrovarsi insieme, per i riconoscimenti di quelli che sono state le presenze e le partecipazioni. Un grazie a Sergio Terlizzi, l'avete sentito, Sergio Terlizzi che si è preoccupato di seguire la corsa con la moto, ma un ringraziamento va anche a Mariolino Panichi, che se l'è fatta tutta invece la gara. Per lui, che aveva detto non voglio andare più in bicicletta, ho chiuso con la bicicletta, rivederlo andare, ritrovare lo spirito di pedalare è davvero una gran bella cosa. E adesso l'antipasto, l'aperitivo per rifocillarsi, e poi ci trasferiamo tutti alla premiazione. Sono tanti i gruppi ciclistici che hanno partecipato, lo vedete, dopo un po' di tempo continuano ad arrivare, c'è chi ancora ha il giubbotto temendo che potesse essere una giornata di acqua, qualcuno arriva un pochino più tardi, c'è il presidente Carlo Roscini che guarda questa situazione particolarmente piacevole, c'è chi torna a casa e chi si è portato anche la bici di riserva sulla sua Panda. E queste sono i panorami che si vedono dall'assù, dall'alto di Montone, e questa invece è la terrazza bellissima dell'hotel Forte Braccio, con la piscina che è proprio davanti all'ingresso. I cuochi e i camerieri hanno preparato il pasta party, il presidente con Danilo Calzuola discutono animosamente se era meglio una pasta alla matriciana o se andava bene così fatta al pomodoro, qualcuno si riposa, qualcuno discute, e intanto i ringraziamenti sono per tutti per una manifestazione davvero così bella e così importante. C'è il saluto da parte delle autorità, c'è il saluto dell'amministrazione comunale che ha dato il suo contributo, e l'ospitalità per questa cicloturistica dei borghi più belli d'Italia. È il modo migliore per valorizzare un territorio, portare 300 persone che arrivano da tutta Italia e fargli vedere, guardate, questi sono i posti che noi abbiamo. E poi la vittoria è la vittoria, come avete sentito da parte di Sergio Terlizzi, a vincere è solamente uno, ma vi posso assicurare che questa volontà di partecipare è stata meravigliosamente vera per tutti. C'è stato uno spirito di partecipazione, ci sono stati i ragazzini della Petrignano che si sono aggiunti, tanti altri che sono entrati nella cicloturistica al passaggio della Garovana. Un modo per stare tutti quanti insieme. Il prossimo anno, come dicevamo, si va ancora, così come almeno dicono gli amici della Matè, nella zona del lago Trasimeno. E poi ci sarà una sorpresa per gli amici della Matè che non vi posso svelare, ma che ve la faremo vedere prossimamente da Bici Magazine, ve la faremo raccontare. E poi ci sono anche gli autori, come vi ho detto, di questa importante iniziativa, tutti che ringraziano per aver portato la bicicletta ad essere mezzo di sviluppo e di conoscenza del turismo. A volte ci dimentichiamo che la bicicletta è soprattutto questo, è il mezzo per far conoscere il territorio. Ed eccolo qua, il nostro Sergino Terlizzi, anche lui felice e contento per come sono andate le cose. E chiudiamo con gli amici della Petrignano, con i più piccoli, quelli che fanno la categoria G, giovanissimi, gli allievi, e il prossimo anno saranno lì con una squadra importante della categoria degli juniores. E poi il podio più alto per ricordare le società che sono state protagoniste, e noi chiudiamo così questa avventura. Ci sono anche gli amici del Pianello, il riconoscimento per il ciclista Mario Panichi, che lo ringraziano tutti per questa sua partecipazione, gli organizzatori tutti quanti insieme, e poi il saluto e l'arrivederci al 2014 con la cicloturista, con la cicloturistica dei borghi più belli d'Italia.